Giuliano Giuliani è tornato a parlare della sua esclusione da Uomini e Donne. Lo scorso mese aveva spiegato di essere convinto che la sua uscita di scena fosse temporanea. Giuliano pensava che sarebbe stato richiamato in studio nel caso delle signore avessero chiamato per lui. Al settimanale VIP, poi, aveva dichiarato di aver notato delle stranezze. L'ultima volta che ho sentito la redazione, mi hanno detto che ero sospeso, ovvero che se mi interessa qualcuna, o qualcuna è interessata a me, sarò richiamato. Però ho ricevuto dei messaggi su Facebook da donne che avevano chiamato per me e alle quali è stato detto che non c'ero più. Ho avuto modo di notare delle stranezze. In queste ore, lo ritroviamo sulle pagine di Vero a raccontare il suo ritorno alla vita normale. Sono tornato alla mia vita normale. Sono un pensionato che la mattina si dedica ai genitori anziani, il pomeriggio continua a guardare Uomini e Donne e poi va ad allenarsi o ad arbitrare qualche partita di calcio. Per quanto riguarda i miei genitori, mio padre non ha mai mostrato entusiasmo per la mia partecipazione, mentre mia madre e mia sorella sì. Giuliano Giuliani, poi, ha risposto alle accuse di chi sostiene che sia stato allontanato da Uomini e Donne perché era solito sparlare del programma sui social. Questa voce è stata messa in giro da Antonio Iorio e Gemma Gargani. Io non ho mai parlato male del programma. Infine, ha ribadito che il suo intento resta quello di trovare la donna giusta. Non vorrei lavorare in TV. Io sono ancora single e mi piacerebbe trovare una fidanzata. Una donna dolce, che sia amante, compagna e con molte sfaccettature. Bado molto all'aspetto fisico, mi piacciono le bellezze mediterranee. Per intenderci, le taglie 40 non mi piacciono, le preferisco più generose, come quelle che indossano la 44. Se potessi parlare con Maria De Filippi, la ringrazierei per il tempo che mi ha fatto trascorrere nel programma. Non è mai stata mia intenzione parlare male della sua redazione e sottolineo, non l'ho mai fatto. Ma rispetto la sua decisione. Chi se ne frega.